Alexa, accendi lo studio. Ciao ragazzi, benvenuti in questo secondo episodio di Casa Domotica, hashtag Smart Home Tips, e digitando questa parola nella barra di ricerca di YouTube vi appariranno tutte le mie realizzazioni video in merito a questa rubrica. Prima di iniziare però vi ricordo come al solito di iscrivervi e di attivare quella campanella delle notifiche, ma partiamo subito perché abbiamo un aggeggino interessante che magari molti di voi conosceranno. Parliamo di lei, sì, di una lampadina smart. Scusami cara, eccola qua, lei è la Xiaomi Lite, una lampadina appunto LED RGB totalmente dimerabile in intensità e potete scegliere anche qui tra 16 milioni di colori. Ovviamente si connette al wifi di casa vostra tramite un modulo che avrà al suo interno. Il bello però è che potete comandarla tramite gli assistenti vocali Alexa, Google Home, Google Assistant volevo dire, e anche il servizio IFTTT. E quindi mi basterà chiedere semplicemente al mio assistente di accendere la luce, di modificare l'intensità, di modificare il colore. Con entrambi funziona molto bene, ma ho con me due varianti differenti, questa qui che è quella vecchia in realtà e poi qua invece c'ho quella nuova, versione 2018. Che cosa cambia tra queste due? Niente, un po' il design ma soprattutto la potenza, 9W 600 lumen, 10W 800 lumen. Quindi questa la metto un secondo da parte, prendo la scatolina e io direi che con il mio taglierino iniziamo a spacchettarla. Eccola qua, sono praticamente la stessa identica cosa, se non questa ha un design un po' più moderno, questa si vede che è di qualche anno fa. L'ingombro è praticamente lo stesso, il peso pure, solamente è un po' più potente questa qui. È anche più carina devo dire, sì effettivamente ora che la guardo meglio, sfaccettatissima con tutti questi rombi, molto bella. Tra l'altro c'è anche questa striscia viola, vedete qua sotto, che identifica per così dire il modello, perché oltre alla variante RGB che è questa qui, come anche questa d'altronde, c'è anche quella a singola colorazione, o meglio dire che potete variare la temperatura colore da 2700 a 6500 gradi Kelvin. Dunque, prima di partire, perché voglio farvi vedere un secondo il setupino di questa lampadina, che la aggancio pure lì, scaricate l'applicazione Lite per iOS e Android, che vi servirà per la configurazione e vi servirà anche poi per andarla a collegare con gli assistenti, soprattutto con Alexa. Intanto facciamo un po' di pulizia, che c'è un disastro qua sopra. A questa gli faccio il quadretto qua. Allora, accesa è accesa. Intanto io vado all'interno dell'applicazione Lite, me ne già da una ovviamente, Lite Color Bulb, che sarebbe questa qui. Premo sul più, ne aggiungo un'altra. Qui ci sono varie varianti, vari modelli. Per questa vecchia ci sarà bisogno di LED Bulb Color, questa qui. Per questa nuova invece LED Bulb 2 Color. Pigio, next. Qua dobbiamo semplicemente inserire la password della rete wifi, che non mi ricordo. Connected successfully e quindi abbiamo terminato il nostro setup. Eccola qua, ce l'ha da attiva, adesso sempre tramite l'applicazione, solo per un fatto di immediatezza, poi vi faccio vedere anche un attimo con gli assistenti, provo a cambiare colore. Aggiornamento continuo nel mentre che noi andiamo a selezionare i colori dalla tavolozza, fantastico. Proviamo un attimo l'intensità, adesso è a 100, mettiamola ad un 18, infatti vedete che proprio cambia. Tra l'altro entrambe stanno a meno di 30 euro su Amazon, link in descrizione se vi interessa l'acquisto, con spedizione super rapida, 2 giorni vi arriva a casa. Detto ciò, avvio l'app di Alexa perché vi faccio vedere come andare ad inserire, a configurare questa lampada per essere utilizzata con lei. Stai zitta! Lampada aggiunto alla lista delle spese. No! Bisogna attivare la relativa skill, quindi andiamo sulle nostre skill, io ce l'ho già attivata ma ve la faccio vedere. È proprio questa qui, i Lite. Come avrete eseguito il login all'interno dell'account Xiaomi, perché sì sarà necessario ad Alexa ma pure all'applicazione i Lite per funzionare, insomma vi troverà automaticamente la vostra nuova lampada, non dovrete fare nulla se non selezionarla in pratica. Io però me la devo fare tutta a manina. Ora però, prova del 9. Alexa, cambia il colore di lampada Xiaomi 2 al rosso. Ok. Tan ta ta ta. Semplicissimo, oppure imposta l'intensità di lampada Xiaomi 2 al 20%. Ok. Tac. Avete visto, molto immediato, molto semplice. Proviamo anche con Google. Hey Google, cambia il colore di lampada Xiaomi 2 al rosso. Tac. Certo, imposto il dispositivo lampada Xiaomi 2 su rosso. Sempre prolisso. Stati zitto un po' di volte, no? Ho cambiato, come avete sentito, il nome della lampada perché inizialmente non è questo, non è lampada Xiaomi 2. Anche ho detto proprio Xiaomi perché gli assistenti vocali a volte fanno un po' di fatica a riconoscere pronunce strane. Potete chiamarle, che ne so, lampada 1, lampada 2, molto semplicemente, così le richiamate velocemente. Insomma, i nostri prodottini sono esattamente questi due qui. Ovviamente vi ricordo, vi lascio il link in descrizione su Amazon. Vi ricordo che acquistando da lì aiuterete il mio canale senza spendere un centesimo di più.
più. Sono veramente degli aggeggini interessanti, funzionano anche molto bene. Questa lucetta ce l'ho da circa 2 anni e fa ancora il suo dovere egregiamente. L'unica cosa che ho notato in tutto questo tempo di negativa, se vogliamo, scaldicchia un po' dopo tanto tempo che è accesa. Non parlo tanto delle luci che ci sono al loro interno perché sono LED, ma della basetta, perché comunque al suo interno c'è il modulo wifi, insomma ha delle informazioni da processare. E quindi veramente, se cercate qualcosa che costi poco e che faccia il suo lavoro bene, potrebbero veramente essere quello che stavate cercando. Quindi vi invito un'altra volta a guardare la descrizione. Per non perdervi altri episodi della rubrica Smart Home Tips, iscrivetevi e noi ci vediamo in una prossima produzione. Grazie, ciao!